Allora, bella gente, i mercati sono alti, devo darvi qualche dritta parlando di altri argomenti che comunque sono legati. La casa è una ricchezza, è un bene tangibile, no? Non è come il bene finanziario che ci dà dei de rendimenti finanziari, dividendi o cedole se sono azioni o obbligazioni, però è un bene in cui investire e spendere, attenzione. E per la casa ne parlano molti libri di money management, non bisogna mai spendere più del 30% di quello che ci entra, che sia lo stipendio sommato alle rendite finanziarie che abbiamo, o per un mutuo, non dovete mai spendere più del 30% di quello che guadagnate. Perché nella vita dovete valutare bene, ci sono tanti imprevisti. Lo stesso Buffett vive in una casa di tre stanze, ragazzi. Questo è molto importante. E vi do un'altra dritta. Ai poveracci piacciono le case lussuose di 3-4 piani, si indebitano, si rovinano la vita. Io conosco un amico che c'ha, adesso sono corso in suo soccorso, gli ho dato la dritta dell'Airbnb, però si ritrova continuamente gente dentro casa perché deve pagare il mutuo, c'ha tante spese, la manutenzione. E, ragazzi, la casa è come più è grande e più vi costa. Quindi state attenti. E il 20, io del 30 sposterei fino al 20% delle entrate, però questo è molto soggettivo, bisogna vedere se siete soli o se vivete in coppia. Un'altra dritta che vi do oggi e ve la metto qua sotto un link per vedere, perché anche io sto cercando qualche occasione, perché non voglio stare eternamente in affitto, però sto aspettando, vedete, ho puntato un comune, adesso no, non si vede perché fa riflesso la luminosità, su immobiliare.it c'è una statistica molto interessante che è basata proprio sui prezzi che vengono messi, i grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo e tutte le tipologie degli immobili residenziali. Puntini puntini, questo è uno dei tre comuni che mi interessano a me, che sono vicini alla città e non troppo lontani, perché ovviamente voglio grattare il più possibile il prezzo da buon parassita. E ho notato che non offre tutta questa fretta, però c'era un'occasione in un altro paese che non era nella mia lista, è veramente a un prezzo stracciato, la casa non era neanche in cattivo stato, ho perso un po' troppo tempo a informarmi, a raccogliere informazioni, sono andato là fuori senza contattare il venditore, se la sono presa perché il prezzo era veramente, ragazzi, stracciato, era da provincia della Sicilia, non da provincia dell'Abruzzo. Senza offesa, ragazzi, qua siamo mezzogiorno, non facciamo i permalosi, io sono il primo a essere spesso autoironico. E la cosa che mi ha interessato, sono andato a sbirciare tantissimi comuni italiani. E hanno retto le località, ad esempio a Milano stanno già ricrescendo i prezzi, e a Roma no, a Roma è rimasta come prima, quindi Milano domina decisamente un quadro economico, la situazione italiana. Milano è veramente, comprare una casa a Milano, ovviamente io non me lo posso permettere, nonostante sto bene, è veramente un asset rifugio, perché poi io comunque devo considerare le spese di manutenzione. Tutto questo resto. Milano è veramente un asset rifugio perché è una città bomboniera, una città-stato, si può dire, una piccola Londra che cresce, che attira persone perché ha tanti eventi, tanta gente che va lì per lavorare, per vendere, per comprare, fiere. È costantemente in overbooking, quindi è richiesta, mentre, ma io lo sapevo, Roma sta calando. Però va bene, non è questo, non è un. Non voglio fare un confronto campanilistico, soltanto adesso vi metto sotto il mio video questo link, che così, se avete in mente, potete sbirciare, curiosare gli affari che ci sono nei dintorni e usare questo link che vi do, che offre immobiliare.it, ovviamente gratuitamente. E potete divertirvi un po'. Alla prossima, ragazzi, e non fatevi fregare, eh!